Vai, D'Agostino. Diceva un amico mio, ma come fa questa avere il dono dell'ubicazione, volevo dire dell'ubiquità? Io mo stavo in orchestra e mo sto qua, visto le telecamere. Miracoli della scienza e della tecnica, eh? Sì, anche con un salto da... ma tu questo non lo devi svelare, io ho fatto un salto tarzaniano. Sì, la telecamera non mi ha inquadrato, ho fatto una acrobazia... Con 12 persone sotto che ti sorreggevano. Sorreggevano, perché un giorno o l'altro il colpo della strega è finito quelli della notte. Vabbè. Allora, D'Agostino in person, per dal parlarvi... Vivo. Dal vivo, sì, D'Agostino dal vivo, non in playback. Per parlarvi delle belle litigate di una volta, diciamo che ieri è stato un grande successo la litigata di Mario Pastore, non quella che ha fatto, perché purtroppo non l'ha fatta, ma quella che abbiamo mandato in onda noi. Veramente quest'anno niente litigate, niente risse, niente, tutti baci credo. Abbiamo saputo anche delle cose straordinarie, adesso non vogliamo farci pubblicità, però voglio dire parlamentari che stavano al Parlamento, voglio dire altri che stanno in sede dei partiti, gente che aveva preoccupazioni di... tremende in quel momento di risultati elettorali eccetera eccetera, che invece sono corsi a vedere e hanno sghignazzato alle spalle dell'esimio Mario Pastore, che invece è venuto così graziosamente a casa mia oggi pomeriggio a ringraziarci addirittura di questo ricordo. Beh, allora questa volta ci sarà ancora molto più da ridere credo, perché la videochicca presenta l'onorevole Almirante contro l'onorevole Delfino, che è della destra nazionale, della serie Come erano belle le litigate di una volta. E come erano anche rumorosissime, perché da queste litigate non si capisce praticamente nulla. E qui siamo nel marzo 1979, quindi è una buona chiave di lettura per capire poi i mutamenti culturali degli anni 80, perché cosa si impara, cosa abbiamo imparato da questa lite tra Almirante e Delfino? Diccelo tu. Primo. Innanzitutto chi è Delfino abbiamo imparato. Punto. Questo nessuno lo sa, perché Delfino era il leader della destra nazionale. Di un partito che si chiama destra nazionale. Che è nato, è morto e seppellito già da un pezzo. Perché Però ha lasciato questa traccia, che è questa bellissima rito. Sai, gli intellettuali quando si arrampicano così nascono i termini nuovi, coniano i termini Ma è chiaro. Infatti secondo me, ad esempio, dalla prima cosa, questi qua sono due personaggi retorici. Certo. Perché non sono molto poi distanti dalla teoria delle catastrofi di René Tom. Adesso Primo. Tom è più ostico alla maggioranza. E poi secondo me a partire da questa sciagurata tribuna politica del marzo 1979 si può dire con certezza che siamo entrati nello spazio-tempo dell'edonismo reganiano. Oh, finalmente lo sapeva. No, vediamola un po'. Scusate la cassetta, va. Infila la cassetta per vedere quest'altro piccolo bisticcio tra questi due esponenti politici. Il dibattito è aperto a tutti e c'è libertà di parola. Ognuno si assume le responsabilità di quello che dice, purché non si violino le leggi e i regolamenti. La prego di continuare. Onorevole Almirante. La truffa è digiuno. Scusi, onorevole Ciccio Messere. Voi scambiate le diete del digiuno. Onorevole Ciccio Messere, ma si rende conto? Scusi, onorevole Delfino. Onorevole Delfino. Onorevole Ciccio Messere. Per cortesia, lasciate continuare, ma si rende conto che lei interrompe continuamente? Abbia pazienza, no? Onorevole Almirante. Credo che mi sembra che partiti abbiano ore di tempo in televisione. Però dobbiamo rispettare le regole del gioco, ci sono 2 minuti e dobbiamo rispettare i 2 minuti. Vuole iniziare? Prego, il senatore Spadolini ha ricordato quanto ha detto drammaticamente. Si assolvono deputati rei certamente innocenti, ma incriminati per sequestro di persona con estorsione, si manda invece davanti. Ma che cosa dici? Onorevole Delfino, voglio essere che ci sia
sia gente simile. Non può essere un dibattito personale, abbiate pazienza. No, non è proprio lei, aspetti il suo turno, aspetti il suo turno. Guardate come è rimasto, è rimasto, come dire, guardando fissamente con un occhio, mi dice, e che lo sguardo, e che diavolo.